Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andrò a fare la pulizia approfondita della mia camera da letto, perché adesso veramente c'è bisogno, e andrò ad utilizzare Ace Gentile. E naturalmente andrò a dosarlo come faccio per l'ammoniaca, perché io qualsiasi prodotto nuovo vado a sperimentare ne vado appunto a utilizzare pochissimo, di modo che se non va bene non vado a fare danni. Incomincio questa mia pulizia togliendo via tutte le lenzuola e i coprimaterasso che adesso sono appunto da cambiare e da lavare. Vado a togliere, proprio a levare dal letto, i due materassi che abbiamo preso appositamente singoli per poter toglierli appunto in modo agevole, di modo che io possa appoggiarli uno per uno e sistemarli e lavarli. E poi, perché mio marito voleva il materasso un po' più rigido, io lo volevo un po' più morbido, e così almeno ci siamo accontentati tutte e due. A questo punto vado a prendere Ace Gentile e lo vado a dosare. Ne vado a mettere proprio un dito dentro la bacinella dell'acqua, perché come vedete fa già schiuma in questo piccolissimo dosaggio. Dopodiché prendo il mio straccio in microfibra della Vileda e vado a spolverare tutta la rete del letto, che è una rete ad oghe. Tenete conto che lo straccio l'ho fatto proprio strizzatissimo, perché il legno non va bagnato eccessivamente. Dopodiché andrò naturalmente a farlo asciugare per anche quelle due orette. Polvere naturalmente ce n'era come se non ci fosse un domani, perché questi letti contenitori, ragazzi, sono comodi, si ci mettono coperte, cuscini, vestiti che non si usano, e chi più ne ha più ne metta, però sono un accumulo di polvere, tant'è vero che vado a togliere il mezzero che c'era sopra e lo vado a rinfrescare, lo vado a lavare in lavatrice. Dopodiché in questa maniera qua, essendo il letto così aperto, prende già di suo aria. E ovviamente c'è la finestra aperta, quindi si va proprio ad arieggiare. A questo punto vado a pulire i materassi sempre col panno in microfibra e l'Ace Gentile. Finora devo dire che questo prodotto sta facendo egregiamente il suo lavoro. Adesso poi andremo anche a vedere come si comporterà sugli altri mobili della mia camera da letto. Con
continua a spolverare e insomma oggi veramente mi sto dando d'attorno, perché proprio la polvere veramente ce n'è tantissima. Era tanto che non facevo questo lavoro proprio a fondo, e poi adesso arrivando la primavera ed essendo io un soggetto che soffre di asma allergica, meno polvere c'è meglio è, e quindi continuo questa pulizia. Mi abbasso, spolvero, lavo, insomma, quando pulisco non me ne risparmio nessuna. Come vedete, lo sporco regna sempre sovrano nelle case, come dico sempre io, sembrano sempre pulite, invece poi pulite alla fine non lo sono. Ho cambiato varie volte l'acqua naturalmente e adesso vado a dosare di nuovo il mio prodotto Ace Gentile, giusto un goccetto nel tappo, per continuare con questa pulizia. Continuo a lavare tutto quello che posso lavare. Se sentite Milù in sottofondo, non so cosa farci perché stamattina è indemoniata. Ci sono dei rumori qua nel palazzo, si vede che qualcuno sta facendo dei lavori, stanno picchiando, stanno sbattendo e quindi non so proprio più come farla stare zitta. Vado a spostare il letto contenitore perché era veramente tanto che non lo facevo e mi trovo una sorpresa. Si è accumulata tantissima polvere che non avrei mai pensato. Così vado a prendere la mia aspirapolvere, quella col tubo che vi avevo detto, che tantissimi anni che ce l'ho, che è della Bosch, che alla fine della fiera sto riscontrando sia l'aspirapolvere migliore, perché ha una potenza di aspirazione veramente valida. Dopodiché vado a passare anche il panno in microfibra perché in questa maniera qua si toglie veramente tutto quanto.
vado poi a spolverare per bene la cassettiera e non vi dico la polvere che c'era proprio lì dietro, sembrava appunto un anno che non pulivo, ecco, che non spolveravo, invece non era tantissimo, soltanto che la polvere veramente basta che si aprono le finestre che si accumula in modo molto facile. La parte alta dei muri e gli angoli appunto del soffitto li ho già fatti e non ho registrato perché mi veniva difficoltoso e quindi vado a fare tutta la parte bassa dei muri sempre con il mio solito straccio e ace gentile, tanto da dare una spolverata. Già che ci sono, vado a spolverare e a pulire dentro il cassetto di mio marito perché era un po' da sistemare. Ma questa è un'altra storia, ragazze, che non vedrete in questo video. Dovrò fare poi successivamente un decluttering di tutte le cassettiere, ma in questo video no. Passo poi a fare il letto, vado a mettere due lenzuola una sopra l'altra perché il coprimaterasso è in lavatrice e al momento l'altro che ho matrimoniale l'ho messo nel singolo e quindi per dare una maggior copertura vado a mettere due lenzuola con gli angoli e anche per tenere appunto uniti i due materassi singoli. Vado a togliere le fodere dei cuscini, però mi rendo subito conto di aver fatto un lavoro inutile perché sono veramente rovinatissimi, di conseguenza vado a buttarli, poi quando potrò ne comprerò dei nuovi. Vado poi a pulire la scarpiera piccolina che ho nella camera da letto e dove ho dentro un po' di scarpe estive, sempre naturalmente con ace gentile e panno in microfibra. Finora devo dire che mi sto trovando bene con questo prodotto, sgrassa tantissimo, non lascia aloni e è anche molto profumato. Mi posso ritenere soddisfatta di questa pulizia con questo prodotto e quindi in futuro lo terrò presente magari in mancanza dell'ammoniaca, di altri prodotti che uso di solito. Thank you.
questi sandali rossi col tacco alto sono molto carini e mi ricordano i tempi prima del lockdown, quando li indossavo anche quotidianamente, cosa che ormai non faccio più perché veramente sono sempre con le scarpe ginniche oppure con degli stivaletti stracomodi. Vado poi sulla scala a togliere le tende. Vado a utilizzare panno e microfibra e ace gentile anche per pulire le finestre e devo dire che funziona benissimo. Dopodiché vado a passare anche il prodotto ecologico della Everdrop per i vetri per lucidare e andare a rifinire questa pulizia. Utilizzo la carta assorbente. In questo modo non vado a lasciare pelucchi e la mia pulizia delle finestre risulta veramente perfetta, ragazze. Passo poi sulla scala e vado a pulire sempre con panno e ace gentile la parte sopra dell'armadio. Non posso fare in altra maniera, devo fare questo lavoro manualmente perché il mio armadio sopra ha dei divisori e di conseguenza non posso andare a utilizzare né il bastone della Swiffer né tantomeno il rotomop. Devo fare proprio a mano questo lavoro. La parte bianca di questo mobile si pulisce come si puliscono i vetri e di conseguenza è abbastanza facile pulire la parte davanti del mio armadio, si pulisce proprio bene. Quindi diciamo che va bene utilizzare sia ace gentile che il prodotto per i vetri. Così scendo mano a mano nella mia pulizia, risciacquando naturalmente lo straccio di volta in volta. Passo poi anche a dare una bella spolverata al condizionatore che c'è in camera perché non sembra, ma fra non molto si cominceranno ad utilizzare. Pulisco poi il termosifone e qui veramente la polvere regna sovrana perché si sa che con l'accensione dei caloriferi vengono attirate tutte le varie polveri. Mi vedete spesso pulire in ginocchio perché ce l'ho di abitudine di quando ero ragazza e poi perché sono anche pigra e pur di non prendere l'aspirapolvere magari mi trovo lì con lo straccio, ci passo lo straccio e via, ecco.
Vado naturalmente poi a pulire bene le tapparelle, sempre con Ace Gentile, quindi le passo proprio bene. E non mi vedete salire sulla finestra perché abito a un quinto piano, quindi dunque sinceramente finire giù dalla finestra per pulire le tapparelle non mi sembra il caso. Poi vado a pulire bene anche i vari davanzali. Ed ecco qua il risultato solo per la parte della finestra e delle tapparelle. Vado poi a preparare il secchio del mio rotomop, sempre con acqua e un goccettino di Ace Gentile. Naturalmente dopo ogni uso del rotomop lo vado a pulire e igienizzare. Lo sciacquo parecchie volte dentro l'acqua fresca e vado a mettere un goccetto di Ace, quella classica però, Ace Candeggina, e lo lascio in ammollo. Dopodiché lo vado a risciacquare tantissime volte e il mio panno rimane pulitissimo e super igienizzato. Vado a passare lo straccio anche per bene sotto il letto e devo dire che anche sotto il letto è rimasto appunto tutto molto pulito. A questo punto vado a pulire la porta in legno, però ragazzi non mi sono fidata dell'Ace Gentile sinceramente, perché le mie porte in legno sono parecchio porose e quindi sono andata a utilizzare il mio solito sapone alga che sto utilizzando tantissimo per pulire il legno e devo dire che mi sto trovando benissimo. Ho fatto lo straccio particolarmente saponato e sono andata a dare proprio una bella pulita alla porta. Ho dovuto però andare a ripassare più volte per togliere appunto il sapone e sono andata ad asciugare. In questo modo veramente ho fatto una pulizia molto approfondita della mia porta in legno.
Bene ragazzi, il mio video sta volgendo al termine, vi volevo intanto salutare, mandare un abbraccio a tutti quanti, vi ringrazio tantissimo naturalmente ai miei vecchi iscritti che continuano a commentare e agli iscritti nuovi alle quali do il benvenuto e vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono naturalmente i miei contenuti. Devo dire che questa pulizia è risultata ottima, mi sono trovata benissimo con l'ace gentile, però naturalmente va dosato come tutti quanti i detersivi. Se vi piace come sto mettendo la tenda, vi mando al mio video che c'è sul canale dove spiego dettagliatamente come faccio a mettere così le tende e l'effetto che si viene a creare. Auguro a tutti una buona giornata e vi aspetto al prossimo video.